Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Qui che vi parla, benvenuti nella player review di Lautaro Martinez. El Toro nella sua versione premi, scambi di foot swap winner con 84 di rating. In molti stavate aspettando questa review, ragazzi, lo so ragazzi, lo so bene. Vi ho fatto attendere un pochino, ma mi ci è voluto un po' troppo forse per sbloccare questa carta. Ci volevano 9 carte foot swap. E devo dire sono tante, ragazzi, però forse vale la pena. Ma prima di iniziare questa review vi invito a lasciare un bel mi piace a questo video, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, mettete mi piace alla nostra pagina Facebook e seguiteci su Instagram. Il link ai nostri social li trovate qui in descrizione. Ah, e a proposito, vorrei che arrivassimo almeno a 60 mi piace o like per questa carta, perché in tanti la stavate aspettando. Ed eccola qui, ragazzi, eccola qui. È il Toro Lautaro, ha una buonissima velocità. Abbiamo un 88 in generale, 86 accelerazione, 88 velocità scatto. Allora, di per sé la velocità è buona, ma per me non è proprio un pro, in quanto a volte alcuni terzini lo riusciranno a prendere. Ma comunque ha altri pro, ovvero la forza fisica, che è 91 in carta, si sente tantissimo, ma davvero tanto in game. Poi un altro pro per me è il colpo di testa, abbiamo 86 elevazione, 85 precisione di testa. Vi devo dire che sa colpirla veramente bene di testa e sa saltare come si deve. Del tiro mi è piaciuta la finalizzazione, ma di meno il long shot. Dalla distanza ha qualche difficoltà nel segnare, con un 72 in carta. Finalizza grazie all'87 ed ha una buona potenza tiro con 84. Si piazza abbastanza bene in campo con appunto un altro 84 e il work rate è alto in attacco, medio in difesa. E il work rate buono per un attaccante. Ma del fisico non vi ho detto che non tanto mi è piaciuta la resistenza, 79 in carta. Per un giocatore che corre anche abbastanza ci vuole tanta resistenza. E anche l'aggressività è comunque buona, 78. Del dribbling mi è piaciuto il dribbling puro e le 4 stelle skill. Non tanto l'agilità, che comunque è buona, 83. L'equilibrio, ragazzi, ci può anche stare un 73, non l'ho notato così scarso in game. Riflessi 78 buoni, è un giocatore abbastanza reattivo. Controllo palla 83, è un buon valore. Freddezza 80, diciamo che se viene pressato non fa tantissimi errori. Il passaggio in generale 63, è discreto ragazzi, niente di che, e ha 4 stelle piede debole, che sono un altro pro a parer mio. Un'altra cosa che va a favore di questa carta è il prezzo. Perché ragazzi? Perché è gratis. E ci vogliono 9 carte, appunto, foot swap per sbloccarlo. Ma diciamo che tutto sommato gli obiettivi settimanali più o meno si riescono a raggiungere. Come alternative di covardi tra le icon Vieri 86, nella Lega Immobile, nella Nazione Aghero, dello stesso livello Antonio, foot swap winner. Come stile intesa, aumentategli il tiro, ragazzi, e il dribbling, assolutamente. È un giocatore da Division Rivals? Sì ragazzi, assolutamente sì. Può essere una buona carta anche in Weekend League, magari a partite in corso, può essere utile. Indice di ibridabilità da 1 a 5, gli do un 4 pieno perché è della Serie A, dell'Inter ed è argentino. Quindi una nazione molto utilizzata, cioè con molti giocatori interessanti, è una lega con molti giocatori interessanti. Ed il mio voto per questa carta è un 9 pieno, ragazzi. 9 pieno perché è stato un ottimo attaccante ed è un ottimo attaccante per il mio. Ci sono delle cose che andrebbero migliorate, ma tutto sommato fa bene il suo dovere. E ditemi voi cosa ne pensate di questa carta e di questa review. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale. Qui Giovispo vi saluto e vi ringrazia. Ciao belli.